Hanno dei bei lavori, sono bravi anche, sono bravi. È portato per fare quella cosa e quindi ha speso dei soldini, però è contento, ha una soddisfazione. Questa è la differenza di quelli che la pensano al contrario. La ringrazio tantissimo di queste perle di saggezza. È possibile sentire la sua macchina? Allora, ci troviamo qui sempre al raduno tuning e audio e abbiamo scoperto che c'è anche una parte dedicata ai motori, alle gare, alle corse. E allora siamo qui con il signor Marotta Simone. Perfetto. Per chiedergli esattamente quali sono i vostri obiettivi, come mai vi trovate qui, cosa avete organizzato. Allora, noi innanzitutto buonasera o buongiorno a seconda dell'ora a cui ci guardate. Noi ci troviamo qui perché l'organizzatore di questo evento ci ha contattato e ci ha detto se potevamo portare in esposizione e poi dopodiché semmai girare in pista con alcune autovetture. Noi, siccome ci trovavamo tutti liberi da impegni che abbiamo con i vari campionati che seguiamo, siamo intervenuti volentieri e abbiamo accettato l'invito con tanto entusiasmo. Perché? Perché per dare un senso sia alla manifestazione, sia per portare in luce agli occhi di tutti, anche degli appassionati di motociclette, del motorsport nel settore automobilistico. Poi, dopodiché, che succede? Che visto che c'è una piccola pista dove poter far sentire più che altro il motore delle nostre autovetture, abbiamo deciso anche di poter partecipare attivamente a questo gioco, tra virgolette. Premetto che il gioco, purtroppo la pista è tanto piccola, poi logicamente per problemi quindi di spazio non possiamo usufruire di tutti i cavalli dell'autovettura, ma dobbiamo semplicemente far vedere alla gente che cosa significa fare motorsport. Guardi, io ero in realtà affascinato da come parlava di questo ambiente, perché lo faceva col sorriso sulle labbra. Vedo che le piace davvero tanto questo ambiente e in realtà sorge spontanea una domanda, una curiosità. Più o meno di quanti cavalli stiamo parlando per vettura? Allora, le autovetture sono divise in base alla cilindrata e in base ai tipi di modifiche, quindi da lì nascono i gruppi delle autovetture. Si parte da una macchina tipo quella lì, che è il top, diciamo, della categoria delle autovetture, perché questa qui è una macchina che ha circa 500 cavalli e quindi è una macchina che è realmente prestazionale, 5.000, 8 cilindri, 500 cavalli. Quindi si tratta di una macchina vera da corsa, una macchina che pesa circa 12-13 quintali e quindi è un'autovettura che è in pista, raggiunge velocità da 280 a 310 a seconda dei rapporti del cambio che si mettono. Lui è il pilota è Paolo Ronconi. Paolo Ronconi affronta il campionato italiano velocità montagna con questa autovettura, quindi significa che gira, tra virgolette, l'Italia portando questa autovettura a 5.000 di cilindrata con tanti cavalli.
Perfetto, e quindi praticamente state cercando in tutti i modi, immagino, di far avvicinare delle persone a questo tipo, può essere definito direi uno sport, quindi ci sono paure sulla pista? Perché generalmente qui non stiamo parlando di autoveicoli da strada o autoveicoli da città, parliamo di veicoli di un certo livello, e un pilota, a questo punto mi viene da chiederlo al pilota, ci sono paure ogni volta che si monta su una macchina di questo tipo? No, paura assolutamente no. E questa sicurezza è data... No, no, è talmente forte l'emozione che si prova, l'adrenalina, che le paure spariscono completamente. Questa è una cosa molto affascinante in realtà, perché come ricordiamo ai nostri telespettatori stiamo parlando di una macchina con oltre 500 cavalli. Per fare un paragone, una Ferrari standard ha più o meno gli stessi cavalli. Sì. Allora, la ringraziamo, continuiamo con le nostre interviste. Allora, siamo qui con un altro partecipante di questo raduno che è venuto da un po' lontano rispetto a tutti gli altri. Esattamente da dove? Milano. Quindi questo signore con questa macchina è venuto da Milano per partecipare qui. E come mai sei venuto? Cioè, perché? Sono stato invitato dall'organizzatore Giorgio Sartori, che è stato mio insegnante nei corsi MB da una scuola di installazione. Di conseguenza ho avuto il piacere di venire giù fino a Latina, a Roma, per partecipare a questa gara e quindi anche ritrovare comunque sia un sacco di amici e conoscenti. Bello, queste sono comunque passioni piacevoli, perché se ti fa muovere per oltre 600-700 km vuol dire che comunque il piacere ci sia. E sei fiducioso nella tua macchina? Ma diciamo che sì, sono fiducioso, nel senso che è una macchina che è nata dall'esperienza maturata nei corsi, quindi è stata realizzata alla base proprio con i ragazzi della scuola, poi ci ho messo molto di mio, è stata un po' trasformata, quindi comunque la soddisfazione già c'è in partenza per aver ottenuto questo risultato. Poi la gara, beh, diciamo dirà il verdetto finale, però già c'è la soddisfazione di quello che è il risultato. Perfetto, allora buonissimo così. Scusa la domanda, ma a me piacciono le macchine, per carità, però da davanti non la sto riconoscendo. Mi devi scusare, di che macchina si tratta? Questa era una grande punto sport inizialmente, effettivamente è stata parecchio trasformata sia nell'estetica che negli interni, che nei fari, paraurti, un po' di tutto, quindi adesso diciamo che è un pezzo unico. Perfetto, allora chiederei alla regia di fare una ripresa da davanti, perché effettivamente della grande punto ricorda qualcosa vagamente. Devo dire, un ottimo lavoro, a mio parere, un ottimo lavoro. Grazie. Quindi anche come car audio, allora ti auguro tanta fortuna. Almeno questo te ne auguro tanta. Va benissimo allora, grazie ancora. Grazie a voi. Se vuoi salutare i nostri spettatori. Ciao a tutti. Perfetto, si concludono qui le interviste e un saluto a tutti.